nell'ultimo secondo di recupero, passa a Livorno sempre più nei guai. Edoardo Chiozzi. Non segna addirittura da 6 partite il Livorno, terz'ultimo in classifica, per rompere l'astinenza Franco Colomba schiera il 4-3-3, recuperando Emerson in difesa e Lucio in mezzo al campo. Tutt'altro morale per il Bari in piena zona playoff, Camplone cambia solo un uomo rispetto al pari col Cesena, con Doncor al posto di Valiani, arbitra Baraccani di Firenze. La prima chance per il Bari, bella combinazione al limite dell'area per il tiro di Rosina, troppo centrale. Il Livorno però è vivo, al 16° cross diffidato per la testa di Aramu, la palla sfiora il palo alla sinistra di Mikai. Il pericolo per l'Amaranto arriva dalle ripartenze, Sansone riesce ad arrivare in area ma il suo tiro è troppo debole per dare grattacapi a Pinsoglio. Punizione per il Livorno, sulla palla c'è vantaggiato, la parabola del numero 10 passa di poco sopra la traversa. Ultimo sussulto prima dell'intervallo, la gran botta di Schiavone che costringe Mikai a bloccare in 2 tempi. Con il montaggio di Michele Gori passiamo al 10° della ripresa. Aramu imposta l'azione per la sponda di Antonini, fedato di destro, manca di pochissimo il bersaglio. Poco dopo, punizione per il Livorno, Schiavone buca la barriera ma Doncor ben appostato spazza in calcio d'angolo. Minuto 78, tiro dalla bandierina per il Bari, la palla a Rosina che appoggia su Lazzari, il tiro è murato ma l'ex Viola ci crede ancora e serve ancora a Rosina, il sinistro del fantasista si infila nell'angolino lontano. Sotto di un gol il Livorno si può aggrappare solo all'orgoglio. 87° crosta la 3/4 di Lambrughi, spunta all'improvviso Cazzola che con un destro al volo piega le mani di Mikai. 1-1, gli Amaranto tornano a segnare dopo un digiuno di 663 minuti. Il Livorno ci crede, nel recupero ancora Lambrughi penetra in area, la palla arriva a Cazzola, vantaggiato devia il tiro ma Mikai ha un riflesso eccellente e salva la porta del Bari. E siamo all'ultima azione, Rosina per il neo entrato Valiani, sul traversone la torre di Maniero per Lazzari che batte Pinsoglio a 5 secondi dal fischio finale. Esplode la gioia del Bari per i 3 punti che lo fanno rimanere agganciato al terzo posto. Continua la serenità del Livorno, 3 sconfitte su 3 partite per Colomba e gli Amaranto ora sono penultimi. Migliore in campo Andrea Lazzari, decisivo con gol e assist. All'Armando Picchi, Bari batte Livorno 2-1, linea allo studio. Il voto? Voto 6,5 alla partita, direi che all'inizio nessuno si aspettava un Livorno in questa posizione per la qualità di questa squadra, strategia sbagliata del Livorno che ha creato confusione per chi ha fatto scelte tecniche nel mandare via l'allenatore, richiamarlo, riprenderlo, troppa confusione. Troppa confusione, invece il Bari sembra avere un po' dimenticato la sua discontinuità, Vincenzo. Adesso interpreta bene le partite, le sa leggere alla perfezione. È chiaro che quando hai a disposizione giocatori del genere come quelli che ha il Bari a disposizione, tutto diventa più facile nel momento in cui calano gli altri e la tecnica viene fuori. E al terzo posto troviamo lo Spezia.